Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi non voliamo col drone perché il tempo è orrendo. Per di più sono in pausa pranzo, di solito andrei in palestra, ma per vari motivi devo saltare. Approfitto per fare una passeggiata. Qui vicino c'è un parco naturale. L'idea è quella di andare su fino all'abbazia attraverso un percorso in mezzo ai boschi. E non credo che ce la farò coi tempi, però intanto andiamo su, facciamo qualche foto e vediamo cosa succede. Per andare al parco di cui parlavo, devo attraversare il paese, per cui c'è qualche minuto di passeggiata in zona urbana. Ad ogni modo, ci stiamo arrivando. Questo è uno dei due torrenti che taglia il paese. Come vedete c'è poca acqua, la giornata è un po' grigina, laggiù in fondo c'era anche una gazza che faceva il bagno, non so se si vede dalle immagini. Abbiamo voltato il centro del paese, stiamo recandoci verso la zona verde. Sulla collina è già possibile notare l'abbazia, col suo ingresso fortificato. E ancora un pochino e saremo proprio in mezzo al bosco. Sfortunatamente sta cominciando a piovere, qualche goccia non mi spaventa. Eccoci arrivati all'inizio del parco regionale, sono proprio davanti alla cartina, ci sono molti percorsi. Oggi vorrei iniziare quello più semplice, quello che porta sull'abbazia, come vi avevo già anticipato. Qui il tabellone, il percorso invece, il cartello, la segnalazione un poco più avanti, adesso la andiamo a raggiungere. Eccoci qua, l'indicazione del nostro percorso è il 205, ci vogliono 25 minuti per arrivare in cima. Peccato il brutto tempo perché ci avevo già provato ieri a salire attraverso la zona verde, ma ci sono zone molto infangate e visto che dopo devo stare in ufficio non voglio sporcarmi troppo. Eccoci. Siamo praticamente all'inizio del percorso, eccoci, il percorso è attrezzato, qui ci fanno anche dei giri per i bambini, quindi didattici. Adesso ovviamente non è la stagione ideale, c'è un piccolo rivolo, un piccolo torrentello che vedremo è alimentato da dei fanghi e lo scopriremo più tardi. Il percorso è facile, lo possono fare tutti quanti, come avevo anticipato, ci vogliono 25 minuti arrivare in cima. E affianca il colle su cui sorge l'abbazia, che non so se vi ricordate, avevo già sorvolato qualche tempo fa con il Paro Tanafi.
particolarità è cominciare a vedere già i fiori. Siamo ancora in inverno, ma violette, margherite, tanti tipi di fiori sono già sbocciati nel verde e si nascondono tra le foglie secche. Al di là di questi alberi e del piccolo torrente che sto costeggiando, si incominciano a intravedere alcuni calanchi. Ecco che i calanchi cominciano a farsi notare in maniera migliore. Come potete vedere, qui c'è stata anche opera dell'uomo con un piccolo artefatto che è una casina fatta di mattoni sul calanco. E qui arriviamo tra poco alla zona in cui vi accennavo, del fango, qui si chiamano anche salse, sono delle sorgenti fangose che sorgono dal terreno, cioè praticamente c'è le pressioni gassose che spingono dal basso l'acqua, facendola sorgere, filtrare nel terreno fino ad arrivare in superficie. E qua ce n'è un esemplare. Forse ricorderete sul mio blog, ho postato tempo fa, un articolo sulle salse di Nerano, che sono addirittura si formano dei vulcani. Quindi qui potete vedere sia dei piccoli calanchi che queste salse. E particolarità, adesso non so se si nota, provo con lo zoom, si intravedono delle tracce di cinghiale, spero che riusciate a vederle, e comunque c'è l'attraversamento e si vedono anche qua, adesso ve le inquadro, se le trovo ovviamente. Eccole, c'è una zampa e qua più in basso altre tracce, una, due. Qui forse si intravede meglio anche l'acqua che affiora. Superati i fanghi, il percorso prosegue attraverso questo sentiero che tra poco andrà a entrare effettivamente nel bosco sottostante l'abbazia, ma come avevo previsto i tempi sono stretti anche perché mi sono fermato a scattare qualche foto con la FZ300, giusto per provarla, anche se la luce non è eccezionale, ma è forse l'occasione migliore per fare delle prove con questa fotocamera, e di conseguenza mi tocca tornare indietro. Arrivo giusto all'imboccatura del sentiero che porterà poi fin sull'abbazia, che cominciamo a vederla in questa direzione. Dovreste vederla tra gli alberi in cima, e siamo più o meno a metà del percorso. Percorso infangato a causa delle piogge dei giorni scorsi. Io mi fermo qui per non impantanarmi, non tornare in ufficio sporco completamente, e come potete vedere qui comincia a inerpicarsi, a salire. L'abbazia è proprio sopra le nostre teste e ci vorranno ancora 10 minuti a piedi arrivare in cima, e magari un giorno di sole più avanti senza fare foto arriviamo fino in cima. Sto quindi tornando indietro, passo svelto, e questa avventura è finita qui. Ci vediamo alla prossima. Se vi piacciono questo tipo di escursioni, fatemelo sapere nei commenti e ciao! Ehi, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like.
Se volete avere maggiori informazioni su quanto abbiamo parlato in questo video, potete trovare tutto in descrizione, dove troverete anche molti link interessanti e tutti i riferimenti ai miei social e al mio blog. Se poi vi piacciono i miei contenuti e volete continuare a seguirmi, allora vi consiglio di iscrivervi ed eventualmente cliccare sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Per il resto, io vi ringrazio molto di essere arrivati fin qui, di aver visto il mio video e ci vediamo alla prossima. Ciao!